sono Barbie Xanax. Volevo consigliarvi in maniera un po' particolare una serie TV che secondo me è bellissima e dovete assolutamente vedere. È una serie uscita da pochissimo su Netflix e si chiama 13, 13 Reasons Why. È tratta da un libro molto famoso negli Stati Uniti e volevo consigliarvela per 13 motivazioni. La serie parla di Anna Baker, una ragazza di 17 anni che si è suicidata. A scuola nessuno sembra conoscerla, tutti dicono che la conoscevano in maniera molto superficiale. Insomma, niente di che, in maniera non troppo approfondita, erano conoscenti, non è amici. Anna non ha lasciato né un biglietto d'addio, niente, quindi sembra non esserci motivo per questo suicidio. Ma in realtà, prima di togliersi la vita, ha registrato delle musicassette. In queste cassette ha raccontato i 13 motivi per cui si è suicidata. E ognuno è collegato a una persona. La serie è assolutamente bellissima, devastante e può piacervi sia se siete degli adolescenti, anzi soprattutto se siete degli adolescenti, ma anche se siete delle persone anziane tipo la sottoscritta. Quindi ecco le mie motivazioni per cui vi consiglio questa serie. 1. Parla del bullismo. Ma ne parla in una maniera non retorica. Il bullismo è uno dei temi centrali all'interno di questa serie, però non è trattato come in genere viene trattato negli altri film, ovvero non viene ridotto il tutto all'insulto, al pugno, al tizio che ti spintona o roba del genere, ma viene mostrato come qualcosa di più subdolo, qualcosa di permanente che ti isola, ti umilia. Un meccanismo costante che ti colpisce. 2. La scuola. Uno dei temi centrali quando si è adolescenti è proprio la scuola, dove passi la maggior parte del tuo tempo. E che molto spesso sembra un luogo metafisico dove nessuno si accorge di niente, soprattutto quando ci sono degli atti di violenza che subisce a scuola, atti di bullismo. Molto spesso la scuola dice che non ne sapeva niente, non si è mai accorta di niente, ma è davvero così? La maggior parte del bullismo si attua proprio a scuola. È possibile che chi è lì non si sia mai accorto di nulla? E una delle motivazioni secondo cui questa serie secondo me funziona è proprio come rappresenta la scuola. E questa argomentazione è collegata al terzo motivo per cui vi consiglio di vedere questa serie, ovvero la rappresentazione dei genitori. Quando si parla di bullismo e aggressioni, i genitori sono quelle figure che si preoccupano, che temono sempre che il proprio figlio possa subire bullismo a scuola, possa essere picchiato, possa essere malmenato, possa essere una vittima. Raramente i genitori prendono in considerazione l'idea che magari il figlio potrebbe essere toccato dal bullismo, ma non come vittima, magari come carnefice. Non lo so, quando sentite le cose alla televisione c'è sempre quello che dice no, mio figlio non sarebbe mai in grado di fare una cosa del genere. E questo show, secondo me, rappresenta i genitori proprio in questa maniera, mettendoli con le spalle al muro. I genitori che vediamo in questa serie TV sono veramente molto lontano dall'essere perfetti. Sono oppressivi, autoritari e nonostante ciò non hanno la più pallida idea di chi siano i propri figli. Il quarto motivo per cui vi consiglio questa serie è che non è per adolescenti, ovvero, mi spiegherò meglio, molto spesso i prodotti per adolescenti parlano come dovrebbero, secondo loro, parlare le serie TV per adolescenti. In un certo senso edulcorano certi argomenti, li limano talmente tanto che diventano stereotipi e li sminuiscono. Questa serie è destinata ad un pubblico di teenager, diciamolo, però gli parla come se fossero degli adulti e quindi proprio per questo li tratta da persone mature, da persone che capiscono cosa sta succedendo, che possono capire e possono porre rimedio. La serie non mette alcun filtro su quello che vediamo e secondo me è una cosa giusta perché se gli adolescenti vivono il bullismo tutti i giorni, lo guardano a scuola, succede al loro amico, perché quando ne si parla nei film lo si edulcora? Limarla quando si parla di rappresentazione secondo me in un certo senso la sminuisce, la fa sembrare qualcosa di meno traumatico, più piccolo, qualcosa quasi da niente e secondo me la minimizza e questa è una cosa che non va bene, quindi proprio per questo mi è piaciuto molto lo show. Il quinto motivo per cui vi consiglio questa serie è il cyberbullismo. Si parla di cyberbullismo, siamo nel 2017, però molto spesso i film faticano a rappresentare il cyberbullismo, soprattutto perché molto spesso sono scritte da persone che non sono cresciute con questa cosa. Io stessa non sono cresciuta con il cyberbullismo quando andavo a scuola, al massimo c'era MSN ma non lo usavamo praticamente mai, c'erano i cellulari che facevano le foto, però facevano delle foto così male che poteva essere qualsiasi cosa, non ce l'avevano tutti, insomma era una cosa un po' complessa. Questo fatto di non conoscerlo, non capirlo, molto spesso anche personaggi della scuola, professori, genitori sminuiscono il cyberbullismo perché non essendo una cosa reale come un pugno la minimizzano, ma il cyberbullismo è molto più pericoloso del bullismo concreto perché è costante. Il bullismo magari avviene sulla scuola, avviene magari solamente tra le persone che hanno vissuto una certa scena dove uno ha fatto una figuraccia, roba del genere. Il cyberbullismo coinvolge tutti, anche chi non ti conosce direttamente e soprattutto non finisce quando finisce l'orario di scuola ma continua sempre. E questa rappresentazione mi è piaciuta un sacco. 6.
Il stesso motivo per cui secondo me vi conviene vedere questa serie è proprio come parla della violenza, dei diversi tipi di violenza. La violenza delle azioni, del giudizio o la violenza sessuale. Molto spesso queste azioni che noi vediamo all'interno dello show sono quotidiane, insomma le abbiamo viste spesso e quindi proprio per questo vengono considerate normali, semplicemente perché sono frequenti, ma non sono normali. Lo show lo fa capire in maniera molto specifica. Molto spesso la società che rimane ferita da questo tipo di violenza etichetta quella persona come melodrammatica, che sta facendo un casino e che sarà mai, o come deboli. Ma Lucio prende una posizione netta, ovvero certe cose sono sbagliate, non si è melodrammatici, sono sbagliate. Il settimo motivo per cui vi consiglio questo show è che non esistono buoni o cattivi. I personaggi sono tutti ben caratterizzati e soprattutto sono complessi, proprio per questo sembrano concreti, reali. Non esistono persone solamente buone o solamente cattive. Insomma, esistono alcuni personaggi che hanno quasi spiccatamente buoni e quasi spiccatamente cattivi, ma non sono in maniera totale, e quindi proprio per questo sa di reale, come quelle persone che magari incontrate a scuola. Proprio per questo secondo me la serie non ha una traiettoria banale, inizia in una certa direzione e andrà verso un'altra. Sicuramente durante l'adolescenza ci sono persone che vi feriscono in maniera più profonda oppure con piccoli gesti, però questo non vuol dire che quei piccoli gesti non hanno alcun peso, si uniscono al mucchio e diventano insormontabili. L'ottava ragione per cui vi consiglio questa serie è che parla di un argomento molto interessante e vi consiglio di vederla, soprattutto se siete delle ragazze. Si parla di consenso e la storia di Anna, la protagonista di questa serie, non potrebbe mai essere la storia di George, di William. Si parla principalmente di cosa vuol dire essere una ragazza e le cose che subiscono i personaggi femminili all'interno di questo film sono cose che quasi tutte noi abbiamo subito e non capiterebbero mai a un ragazzo. Vi sarà capitato sicuramente che qualcuno si sia inventato qualcosa su di voi, ovvero che abbia fatto qualcosa con voi ma non era vero, oppure che vi allungasse una mano, vi toccasse il sedere e dicesse no, ma io non sto facendo niente. E avvenute queste cose, chi era il colpevole? Se le andavate a dire a qualcuno, a raccontare a qualcuno, magari di grande, di adulto, la colpa su chi ricadeva? Su lui che magari si era inventato delle cose, oppure si sminuiva tutto ciò, tipo beh, ma magari tu hai dato messaggi sbagliati, beh magari lui ha capito male, oppure ancora ma che sarà mai che si inventa questa cosa su di te. La storia raccontata all'interno di questa serie è molto importante perché fa proprio vedere come la nostra società faccia passare dei problemi ulteriori alle ragazze rispetto a quelli che subiscono i ragazzi, come tutto ciò sia impari, sia ingiusto e soprattutto sia sminuito. La nona motivazione per cui vi consiglio di guardare questa serie è fare caso ad un piccolo dettaglio. All'interno della serie ci sono personaggi che sono di diverse origini etniche, quindi ci sono personaggi asiatici, afrodiscendenti, latini, però la cosa bella dello show è che hanno un carattere, insomma la loro origine è qualcosa che non ha alcun motivo, non ha alcuna rilevanza all'interno dello show e soprattutto non li caratterizza. Molto spesso i film fanno l'errore di mettere lì un attore asiatico e la sua unica peculiarità è essere l'asiatico, quindi avere problemi magari con l'inserimento, con le sue origini o roba del genere. Qui non succede nulla di tutto ciò ed è fantastico, è rarissimo, ma è la cosa giusta, così dovrebbe essere sempre in tutti gli show. Il decimo motivo per cui vi consiglierei di vedere questo show è proprio la protagonista, Anna Baker. Anna è una ragazza particolare, non la classica protagonista che molto spesso viene romanticizzata e anche un po' debole, ammettiamolo, molto spesso queste protagoniste lo sono. Anna Baker non è nulla di tutto ciò, è arguta, è bizzarra, è anticonformista, ma soprattutto ha un carattere forte. È arrivata a quel limite, ma è una ragazza forte. Una cosa molto importante per anche stemperare il tabù che c'è attorno al suicidio, soprattutto al suicidio giovanile. Non si possono etichettare queste vittime semplicemente colpevolizzandole, dicendo non sono state abbastanza forti, bla 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 bla, senza vedere tutto il loro percorso. L'undicesima motivazione per cui vi consiglio di guardare questa serie è come viene trattato il tema dell'omosessualità. Anche qui, un po' come le origini, ci sono personaggi gay, però la loro caratteristica non è essere gay e basta. Ma un discorso che si svilupperà in una maniera molto interessante secondo me. La motivazione numero 12 secondo me è interessante, ovvero le amicizie. Lo show è molto realistico secondo me nel rappresentare come sono le amicizie a quell'età, che sono complesse, che iniziano e finiscono, che sono davvero lontane dall'essere perfette. Siamo arrivati alla tredicesima motivazione, e la tredicesima motivazione per cui vi consiglio di guardare questo show è la depressione. Come viene trattata la depressione all'interno della serie è molto importante, perché molto spesso gli show, soprattutto quando parlano di adolescenza e depressione, la sminuiscono, la trattano come qualcosa che è normale avere all'interno di quel periodo di vita, ovvero l'adolescenza, ovvero è normale che un adolescente si senta solo, si senta triste, eccetera, eccetera, ma la depressione non è
una semplice tristezza, non è un pomeriggio triste che sei un po' giù di morale, è qualcosa di molto più complesso. Sminuire i sentimenti, i problemi di questi ragazzi non è assolutamente giusto, è molto pericoloso. E questo show fa vedere proprio questo. Quindi per tutte queste motivazioni io vi consiglio di vedere questa serie TV perché è veramente devastante, è bellissima, vi sbriciolerà letteralmente il cuore, perché sono sicura possa piacervi un sacco. Queste erano le mie motivazioni. Arriverà una recensione della serie perché mi è piaciuta un sacco, però ci tenevo a consigliarla prima di parlarne, perché ha delle particolarità secondo me molto importanti. Fatemi sapere se la vedrete proprio grazie a questo consiglio. Arriverà brevissimo il mio video, quasi uno spoiler, con una parte finale semplicemente di spoiler per quanto riguarda la recensione. Fatemi sapere se questo video vi ha messo curiosità nel vedere lo show, scrivetemelo pure qui sotto. Se vi andasse di sostenermi, quindi mettere mi piace al mio video, iscrivervi al mio canale, mi aiuterebbe un sacco. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!